Non sapeva come cominciare, si guardava ostinatamente le mani. Zio Martino capì in quale stato d'animo si trovava il suo giovane amico e cercò di trarlo di imbarazzo. Elias Portolo, disse gravemente, io so quello che vuoi dirmi. Maddalena è innamorata di te. Zitto, disse l'altro con spavento, mettendogli la mano sul braccio. Ogni piccola macchia porta piccole orecchie, aggiunse tosto per scusare il suo turbamento. Sì, rispose con voce grave il padre della selva. Ogni piccola macchia, ogni albero, ogni pietra porta orecchie. E che perciò ciò che io ho detto e che dirò lo può ascoltare chiunque, cominciando da Dio che è lassù e terminando nel più misero servo. Maria Maddalena ti ama, tu l'ami. Unitevi in Dio, perché Egli vi ha creato l'uno per l'altra. Elias lo guardava, trasognato. Ricordava il colloquio avuto con prete Porcheddu, i consigli, gli avvertimenti avuti in quella indimenticabile notte di San Francesco. A chi dare ascolto? È la sposa di mio fratello, zio Martino. E se è la sposa di tuo fratello? Lo ama forse? No. Dunque non è sua e non sarà mai sua secondo le leggi del Signore. Il matrimonio d'amore è il matrimonio di Dio. Quello di convenienza è il matrimonio del diavolo. Salvati, Elias Portolu, e salva la colomba, come la chiama tuo padre. Maria Maddalena accettò Pietro perché glielo imposero, perché gli aveva grano, perché aveva orzo, fave, casa, buoi, terre. Il diavolo operava. A Dio aveva destinato altrimenti. Egli ti fece tornare, ti fece incontrare con la ragazza, vi siete visti, vi siete amati, pur sapendo che secondo i pregiudizi degli uomini non potevate neppure guardarvi. Non senti tu in questo una forza superiore all'uomo che gli addita la sua via? Non è la mano di Dio. Pensaci bene, Elias Portolo. Ci pensi, pensato ci hai. È vero, ma Pietro è mio fratello. Siamo tutti fratelli, Elias Portolo. Pietro non è uno stupido, egli capisce la ragione. Va, digli, fratello mio, io amo la tua sposa e lei mi ama. Che pensi di fare? Vuoi rendere infelice fratello tuo e quell'altra creatura innocente? Elias sentì freddo al solo pensiero di parlare così a suo fratello e scosse la testa con dolore e terrore. Mai, mai! Pietro mi ammazzerebbe, zio Martino! A mio avviso, tu hai paura. Sì? Perché nascondervelo? Ho paura, ma non della morte. E anche Maddalena sarebbe perduta. E anche Pietro e tutta la mia famiglia. Ma non è solo questa spina che io ho nel cuore, zio Martino. È che io amo mio fratello. E non voglio, anche ammesso che gli si rassegni, che sia infelice. Pietro potrebbe rassegnarsi più facilmente di te. È un carattere diverso dal tuo. Io capisco i tuoi buoni sentimenti e li esporto, ma non li approvo. Pensa alle conseguenze, ci hai pensato mai? Maddalena ti ama perdutamente. Io gliel'ho letto negli occhi. Se tu taci, ella sposerà Pietro, verrà a stare a casa tua e finirete col perdervi. Poiché la natura umana è fragile. Lo senti, Elias Portolu, pensato ci hai.
La tentazione si vince oggi, si vince domani, ma os domani finisce col vincere lei, perché noi non siamo di pietra. Ci hai pensato, Elias Porto? È vero, è vero, disse Elias, con gli occhi pieni di terrore. Tacquero un momento. Intorno a loro il silenzio era intenso, infinito. L'ombra calava sui boschi, il cielo di peonia impallidiva, tenere sfumature di viola. Ed un tratto Elias sentì quella gran pace arcana penetrargli nel cuore. Ma io, disse con voce mutata, me ne andrò di casa mia. Prenderai moglie. Bada che ciò forse sarà peggio. No, io non prenderò mai moglie. Cosa farai dunque? Mi farò prete. Voi non vi meravigliate, zio Martino? Io non mi meraviglio di nulla. Che cosa dunque mi consigliate? Nel sogno che vi raccontai, fatto la prima sera del mio ritorno, voi mi consigliavate di farmi prete. Una cosa è il sogno, l'altra è la realtà. Elias Porto, io non ti sconsiglio se tu hai la vocazione, ma ti dico che neppure ciò ti salverà. Uomini siamo, Elias, uomini fragili come canne. Pensaci bene.